Guarda lunedì, ma lo conosci? Purtroppo sì. Ha fatto di pelli. Sì, 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 sì. Quando vanno le sughere. Con questura. Sì, sì, siamo qua a Livorno, in piazza... Questa è Piazza Cavallotti. Piazza Cavallotti è il mercato della verdura, frutta e verdura di Piazza Cavallotti, che è una vita che è qui. Sì, sì, io sì, ci sì, sono, sì. Praticamente l'ho visto che ero già nato. Prima sì, di qui il mercato era in piazza 20 settembre, i banchi di frutta e verdura, sì, 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 ma io ti parlo prima che ci mettessero il famoso mercato di americano, che ora non c'è nemmeno più, è da un'altra parte. Qui vicino c'è il mercato coperto delle Vettovaglie, che è il mercato... È dal 1896 che c'è lì, l'ha fatto Buontalenti, ma poi tanto ci si va a vedere com'è fatto lì. Vieni qua, si va dal mio amico Davide. Buongiorno a tutti. Mio amico Davide, che... quant'è che sei, Davide? Dal 94. Dal 94 questo bardo giovane. A lui mi servo, la roba che si mangia l'altra volta, sai, il bordatino, le verdure, vengo sempre dal mio amico Davide, che è il numero uno. Vuole prendere le fuori. Verdure tutte in zona, comunque Toscana. Solo Toscana, no? Bene o male. Ma carciofi, c'è un po' di roba che viene dalla Sardegna, però di più è roba locale. Okay. Lui è campione del mondo per i tartufi. Tartufi? Diciamolo. E funghi. E funghi, stavo arrivando anche a funghi, quando il periodo qui le trovate buoni, esagerati, diversi tipi, non solo porcini, ma anche galletti, c'è un po' di tutto. E poi c'è questa verdura che... Ora è il periodo, diciamo, a primavera, se non c'è ora, quando la vuoi mangiare la verdura. A dicembre, quando c'è di tutto, ma si dovrebbe mangiare le verdure. Qui abbiamo uno dei più grandi norcini di Livorno, che è Battaglia. Guarda, lì, da quant'è che siete lì voi? Da 1870. 1870. 1870, è in giro di sveglia, eh. Io lavoravo in fondo nel Bronx. Se il mondo fosse un culo, no? Livorno sarebbe il buco. Certo. E questo è il buco del culo del mondo. Perfetto. Questo era il mercato, un tempo era degli ebrei. Praticamente quasi tutti i banchi che vedete qua erano degli ebrei. Poi cos'è successo? Naturalmente è cambiato un po' tutto nel mondo, la globalizzazione, eh? E sono stati quasi tutti venduti dagli ebrei a gente di Livorno, ma anche... Allora, mi sembra uno dei pochi ebrei rimasti sia questo ragazzo, perché c'ha tutte queste mesticherie ambulanti. Sì, mesticherie, vestiti. Questo è il mercato delle Vettovaglie, a Livorno conosciuto come mercato centrale. Centrale, ok. Coperto. Questa è una costruzione, ti ho detto, 1896 mi sembra. Ha fatto Buontalenti, mi va dal buco. Sì, sì, dopo si entra. Ora si entra e si fa vedere un po' di pesciozzo di Vello Buono, vai. Questa è l'entrata da che bellezza. Fino all'altro giorno c'era l'imparcatura, ti è andata anche bene. E allora, come vedi, ci sono, qui c'è due arcate, vedi? Una di via e una di va. Questo, diciamo, è della verdura, doveva essere della verdura. Sì. Ma c'è un po' di tutto, c'è anche il pane. E invece qui è il reparto del pesce e sia anche dei frutti di mare, cioè ogni banco c'ha, diciamo, la sua. Comunque, come si può notare, c'è del bel pescino, c'è un po' di pesce da minestra, un po' di pesce da griglia, dalla lisolana. C'ha gli scampi vivi, guarda lì, si muovino, eh. Si muovino, non è che c'ha che gli dà la scossa come il Lino Banfi, eh. Lui ve lo dietro è quello dove ci piglio sempre il pesce, vieni. È brutto forte, eh, perché io me le scelgo tutti brutti i fornitori, così almeno non rompano gli ogni. Però bravi, guardate cosa c'è. Guardate bellezza, lo sapete, se è quella lì, è una murena. Quella lì fritta è buona. Ti fa venire buona. Per una settimana, altro che ostriche, sì, è più afrodisia, sì, davvero, non ti sto dicendo cavolo. È afrodisia. Io comunque se la prendo perché tanto non ce n'è, se no si qua gatti. Vieni, poi guarda che bellezza, rane pescatrice. Bellissimo. La rane pescatrice, c'ho qualche ricettina bomba. E una cosa spettacolare è il fegato della rana pescatrice. Okay. È qualcosa di veramente buono. E ve lo consiglio se vi, negli archi della vostra vita di trovare. Sì, sì, sì. Poi anche lui ci ha lasciato la bella viva. E poi c'è, come al solito, le seppe per fare riso nero extra strong. Queste c'hanno il nero, ci può fare la divina commedia. Ecco, abbiamo anche un bel cefalo. Per chi volesse un bel cefalo dal di sotto, ci può stare. Poi c'è le famose triglie per fare la livornesa, la mosaica, il guazzetto. Simpatiche da pulire. E voi non lo sapete, laggiù, in quell'angolino lì, ci sono gli zerri. Mai sentito parlare degli zerri? Oddio, aspetta, forse con un altro nome. Come no, li fai, quelli fritti? Quelli si fanno fritti, okay, e messi sotto il pesto. Ah, sì, sì. Poi c'è un pesce da minestra,
frigliettine da fritto, le solite cose. E anche questo si è fatto un bel luce, ha messo anche le conchiglie, guarda come a chiffon, vieni. È la sua moglie, vedi, vedi il tocco femminile in ogni cosa. Si vede che c'è del tocco femminile. Noi al massimo ci si trava d'ulteriore, era più bello per noi. De bellezza, anche qui c'è un po' di tutto. La mia, i gattucci, questi sono gattucci, peccato l'ha già spellati tutti. Con gattucci, prezzo giusto, 10 euro, ci mangi di lusso, ci fa la pasta, le fa in bianco. E è un pesce, secondo me, che ne vale. Sì. Laggiù, vedi, non c'erano sugarelli. Un tempo non si sarebbero nemmeno visti i sugarelli sul bancone, sì, perché erano un pesce proprio di scarto. Sì, sì, di ultima categoria. Bravissimo. Omo, anche lì c'è un discreto acquario, non so se si può notare. Bello, c'è una... che? La palamita, guarda lì. È bello aggeggio. È sempre bello, quindi comunque. Sì, no, perché c'è tutta vista, poi ti viene in mente. Guarda il San Pietro, no? Guarda questo San Pietro, uno dei pesci più buoni in assoluto, ve lo consiglio, sì, se lo trovate. Guarda queste lì. Guarda, l'altra settimana ho mangiato la tartare di vela lì. Sono stato un capraia, che ti può immaginare. Comunque, guarda, è belli, scorfano i vestiti. Questi per il cacciucco. Tra categoria. Perfetto. Sì, che poi quando sei comunque che giri, vedi tutto a vista, tutto insieme, cioè ti viene anche voglia. Ti viene voglia di prendere, di mangiare. Dalla parte di là c'è tutti gli ammollati, sì, ossia il baccalà, lo stoccafisso, i ceci, c'è un po' di tutto. Io vengo sempre lì a prendere quando faccio lo stoccafisso, guardate la maestria di questo ragazzo qui, è in giro di sveglia, tanto è qui. Che bellezza. Questo è lo stoccafisso. Che lo sai, lo stoccafisso è il solito pesce del baccalà, sì, 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 però uno è messo sotto sale, sì, e uno è messo essiccato. Qui c'è il baccalà, vedi? Questo è il baccalà, che viene ammollato, ne parlavo proprio prima. Buono, quello si scioglie. Minimo 2 giorni devono essere, cioè loro lo mettono, cioè per venderlo fra 2 giorni stamani l'hanno messo in ammollo, sì, li cambiano l'acqua. Invece lo stoccafisso mi diceva che è quello essiccato al sole, prima di metterlo nell'acqua a farlo riprendere viene schiacciato, okay, con una pressa, viene schiacciato, si spaccano le fibre, viene messo nell'acqua e rigonfia, perché l'acqua rientra nelle fibre. Sì, sì. Questi sono ceci del Crocino, provincia di Pisa, vedi? Quelli nella bustina più piccini, sono piccolini, sono buonissimi. Altri sono messicani, perché la globalizzazione. Poi guarda, in questo banco c'è anche le acciughe già sfilettate, sì, per, sì, metterle, sì, a batterle, qui altro baccalà, altro stoccafisso, aringhe, sai, i piatti livornesi erano poveri, sì, poveri. Sì, mi ricordo la mia nonna faceva sempre il venerdì sera, che era il venerdì di magra, c'era il baccalà bollito ceci. E sì, quello era per pane duro. Quando ti toccavano. Comunque, questa è la zona, l'ho detto, è fatta, cioè sono 2 stanze, ora si va nella 3ª stanza, quella più grande. Bello, eh? Qui ci ho fatto anche un paio di manifestazioni, ci ho fatto un effetto Venezia e un cacciucco Pride, qui ora vi faccio vedere dove ho fatto cookie show per qualche giorno di seguito a Rotta di Ollo, sai? Alla gente credeva di venire a mangiare, io gli dicevo è un assaggio, eh. Vedete, questa è la parte più bella, la parte centrale del mercato, dove si può trovare di tutto, dal pane, agli insaccati, a formaggi, sono proprio botteghe specializzate, poi c'è mio amico Luca, che è l'angolo del Borgustale, dove troviamo proprio eccellenza italiana e estera. Ah, ma ti fa da cicero nel bocca? Sì, sì, allora siamo a posto, eh. Siamo a posto. Qui c'è il mio amico Palandri, grande macellaro. Allora. Ultimamente mi ha fatto mangiare un po' di robina buona. Ho mangiato, senti, la rostinciana di Cinta Senese era favolosa. Poi ho mangiato velo lì. Guardate, velo laggiù. Lo sapete cos'è? Cioè, il diaframma. Ah, diaframma, buono. È una cosa spettacolare, l'ho mangiato sull'isola con siamo a Libera alla brace. Ma te lo giuro, con la carbonella bella, l'ho messa 5 secondi, si scioglieva in bocca il diaframma, lo consiglio se vi capite. No? No, ma poi non è facile trovarlo, eh. No, Si trova qui a Livorno, qui. Il mercoledì, perché lui macella il martedì e il mercoledì ce l'ha fresco, perché dopo un giorno o due ci possono fare, se vi carbano le svizzere, l'hamburger, sì, le amo svizzere, per me sono le svizzere.
Qui invece è l'angolo del buon gustaio del mio amico Lucone. Eccolo là, Luca, si stava per tagliare un dito. Poi ci sono, come puoi vedere, dei prodotti veramente di quella risacquerello, lo trovi da tutte le parti. C'ha la pasta fresca fatta a modino, come dio io. C'ha veramente dei prodotti niente male. Lui c'ha anche del burro fresco. Ce l'ha il burro fresco, Luca. Guarda, quello è burro, quello è burro. Quello che si compra nei supermercati. Un è burro. Ricordo che al mercato di Melbourne centrale c'è un negozio dove vende solo burro. Cioè fai una banca della macchinella così con solo burro fresco. Di tutti i tipi? Tutti i tipi. Questo invece è burro vero di montagna. Non lo so ora se è di montagna o meno, però si può notare il colore del burro è giallo, non è bianco. Uno ci pensa, vai che vai a comprare mezzo chilo di burro. E invece vi c'è The King of Pasta, guarda bello. Vieni, c'è, non l'avevo mai visto. Grande figura, com'è? Lui è uno dei più grandi pastai di Livorno, riconosciuto, c'ha anche l'attestati. E se no, se non c'ha l'attestati, dà le testate direttamente. Lui fa tanta pasta fresca, possiamo vedere, in più lui c'ha anche una cucina dove fa anche i sughi, le varie cose. C'è un ma tanto... se mi fai vedere, si può venire, apri di là. Vengo, vengo. Scusa, sì, da lì che bellezza, eh? Qui al mercato centrale di Livorno c'è solo primizie. È fatto ora, guarda, questa lì la lancio ora. Garganelli, tipo. Senti, cosa ci senti? Che bellezza. Orzata. No, pistacchi. Boh, c'ho questo odore lì. Senti se non sembra orzata. È vero. Oh, io guarda, sono cresciuto all'orzata, la mia nonna fa acqua. Invece questo lì è fragola. Ma te lo giuro, no, guarda lì. La fa gli scampi, la fa di male. Ma guarda, anche burro e sarda, secondo me, vengono buoni. Sì, è ganzo, E vengono buoni, io l'ho mangiato diverse volte il risotto alla fragola. E io ho fatto il risotto, bravo, ma ho preso ispirazione dal risotto alla fragola e ci ho fatto invece il taglio di lo spaghetto alla Spaghettano alla chitarra con le uova? Sì, Io invece mi pasta fresca. Quando lavoravo un risotto con frutti di bosco invece, frutti di bosco, grana, scaglie di grana, Meglio che picchiano un occhio. Io risotto preferisco la pescatoria, ognuno c'è il suo. Ma e con la fragola cosa fai? Usi tipo con le fragole? Con le fragole. Cosa fai? L'estratto, no? Le frulla e poi le fai cuocere fino a che non diventa... Faccio la riduzione... Ma poi la passi nel setaccio o no? No, proprio così. Se te le vedi... Però vedi c'hanno nocciolini anche... Semini della fragola sopra, sì. Che bellezza. No. Poi c'ha una aroma... L'ho sentito. Che viene una bella polleria macelleria, ci venga a prendere la roba diverse volte, c'è un po' di tutto, anche delle belle bistecchine, che lì c'ha la lingua, quella è di vitello, sì. Non è di vitellone, la da me è piccinina, è ancora più buona, te lo devo dire, da l'ossi bui, mamma mia, buoni, guarda, questi sono anche bellini, guarda quanta ciccia c'hanno, e qui ora hanno anche rifatto tutto nuovo, tra l'altra cosa, guardate bellezza. Anche lì tutte le farine di tutto il mondo. C'hanno anche le castagne del Piemonte, senti un po'. Poi c'hanno veramente tutto, vita. Guarda bella tutta la frutta candita. Io vengo spesso qui a prendere... Anche la mia mamma questo l'adora. Couscous, qui ci vengo a prendere di qua, c'è tutti i fagioli, c'è le zuppe. Ciao, grazie mille! Ciao! Bellissimi, sì. Qui c'è altra pasta fresca, anche loro sono bravi, una vita ci sono. Qui c'è il mio amico, io vi ci ho lavorato quando avevo 13 anni. Lui è il mio amico Roberto, grande formaggiaio, che ha lavorato insieme alla Mizia, questa era la bottega della Mizia. Io a 13 anni venivo a dare una mano. Cosa facevi te? Simone, ma sa fa le multe al bravo? Sì, faccio le multe a te, con quella testa lì te la faccio pagare 3 volte, te lo dico. Perché quella non è una testa, si sono scordati. Comunque, qui ci sono cresciuto quando ero bimbetto. Portavo in su e in giù le forme di pecorino, sai, mi chiedeva le mozzarelle, la ricotta. Bello. Ci passavo l'estate più che altro. Quindi c'è anche un po' cresciuto nel mercato. Cioè, sì, sì, la mia nonna mi portava via a comprare tutta la roba. Ciao. Ma vai, siamo via. Una sorta di mini documentario in diretta. Capito? Con tutti questi formaggini, capito? A me non mi garba formaggio, sono cresciuto nel formaggio, vero? Ma avete lavorato insieme? No, lui è venuto dopo. Cioè, hai lavorato tu, tutto zio? Con mio zio, ha lavorato poi, mio zio, perché non aveva voglia di lavorare. L'altro giorno l'ho telefonato, sono in pensione. Come sei in pensione?
C'ha un quarto d'ora di bollini, zio. Come cazzo te l'hanno fatta a dare la pensione? Davvero livornese, ha preso la pensione, dovrebbe lavorarti 30 anni lui per i bollini per prenderla. E niente, dai. Va bene. Oh, Robè, grazie mille. Ciao. Qualcosa? No, non lo fa mangiare. No, no, grazie, grazie. Lo fa mangiare perché è a dieta. Ci aveva due gatti, uno è sparito. Ciao, Bimbi. Ciao, ciao, ciao. Comunque, spero che sia piaciuto tutto. Qui c'è un po' di tutto, c'è anche un po' di street food. Qua, come si dice all'inizio, molti sono chiusi perché... cos'è oggi, mercoledì? Oggi è mercoledì, molti sono chiusi perché c'è miseria, te lo dico, perché... Parliamoci, sì, sì, ora sì, ti sì, porto sì. Da Gagarin, vieni. Ciao, eccolo qui Gagarin, sicché non è nemmeno un lavorante. Grande lavoratore, vieni, 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 faccio conoscere un bel personaggio. Chef, è no. Chef. Chef ora ti divido e ci faccio due fantini, eh. Lui è il capultrà della torta, nel senso che buona come da lui, nemmeno sulla luna. Ha un utile che la gente venga da Pisa, dove c'è la cecina, o vengano da Genova dove c'è la farinata. No, vabbè, la cecina... La cecina è vicino Vada, cecina. Nel senso, lui la fa veramente esagerato, la sua famiglia è diversi anni che è nell'ambiente. Sì, quant'è tuo papà che è? Babbo è da 59. Babbo è, fra le altre cose, di dov'è Babbo? Medievalle. Medievalle Garfagnana, sicché è venuto per in qua a respirare l'aria buona. No, veramente trovato... moriva di fame, era un immigrato antelicano. E davvero, un l'avrei detto. C'aveva solo castagne. De sai le castagne, dopo ci ha fatto il castagnaccio, le frittelle, poi... La polenta di castagne, la polenta dolce. Mangi... te lo dico, non è che sia vista bontà, Ma mangiate. Se ci metti un po' di latte, un po' di panna, un po' di cioccolato, viene un pochino più buono. Come dolce, magari. Sì, bravo, che se la mangio me primo, mangi tu cucchiaiate. Primo, secondo e terzo. Comunque è venuto per la miseria Babbo, però gli faceva anche buono l'aria a Babbo. Lui è quello che porta avanti insieme al suo fratello, bisogna dirlo, sennò poi se la male. Sì, sennò poi si incazza. Poi sennò ci tira la moto addosso. No, la moto no. La sua moglie sì, ma la moto no, vero? La moto no. Comunque lui e il suo fratello portano avanti questa tradizione di tortai, che è differente da quelle che fanno pizza e torta. Vero? Sì. Che prima a Livorno c'era solo tortai. Solo tortai, sì. Negli anni 70 ce n'era... Castagnacciai, castagnacciai. Cioè facevano queste due cose qui e basta. La pizza però, vabbè. Dopo, quando è scoppiata la moda, negli anni 70. Io non c'ero. Questo è il mercato di via Montalenti. Cioè, questo è il loggiato di via Montalenti, c'era, te l'ho detto tutti, era il mercato ebraico. Qui dietro, qui c'era, quelle vendeva tutta la roba... tendaggi per fare vestiti, sai? Sì. Di sartoria. Ma da qui ora è chiuso perché come al solito le ossa durano e poi scoppiano. E questo qui è quello dei dolci, che prima era di qua. È una botteghina che per entrarci te lo dico. Era minuscola, c'aveva 2 miliardi di cose. Io ci vengo a comprare tipo i pinoli, quelli buoni, buoni, quelli nostrali, lascia piano dopo perché è il momento. Però lì ci sono tutti i chiccai vari e non solo, c'è anche le mandorle a mare per fare il panforte che non trovi da tutte le parti. Sì, sì, sì. Se uno a Livorno fa un po' di dolce, vieni qui. Bene o male il mercato è questo. Sì. Poi chiaro, se giri per la città, la trovi, la becchi. Di Livorno avete visto tutto. Sì, Gagari, sì. mercato delle verdure, sarebbe la mattina andare a vedere, la mattina quando scariano il pesce, laggiù. Poi c'è il mercato ittico, vabbè. Il mercato ittico, bravo, si va nel culo il mercato ittico. Alle 5 poi voglio vedere chi è collegato alle 5 di mattina, nel senso. No. Si può andare a vedere verso le 9 e mezzo, una volta, se hai voglia, vieni. Si va verso le 9 e mezzo quando scariano il pesce, sì. Lì proprio davanti a Quattro Mori. Allora ci si saluta, si va a mangiare qualcosa. Vai. Noi è stata una live un pochino più breve ma concentrata, come bello che sia. Poi dire quanto vuoi chiacchierare. No, basta, tocca. Poi dire, mi tocca bere litri di vino. Grazie buono. Simo ovviamente per farci la guida. Lui ragazzi lo sapete, lo trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, su... Ora ci sa anche TikTok, te lo dico.